Sono qui col presidente della Roche, Guido Presta. Prima vittoria stagionale per la tua squadra. Sì, diciamo che ci voleva anche per sbloccare un po' la situazione anche di classifica. Abbiamo fatto delle buone prestazioni nelle partite precedenti, speriamo che questa vittoria ci dia morale adesso. Ho sentito molto critico il tuo mister la settimana scorsa dopo il 2-2 di Trino. Lui purtroppo è così, la settimana scorsa abbiamo preso due gol veramente un po' clamorosi per errori di, diciamo, di disattenzione, poi recuperare la partita diventa sempre difficile e quindi lui è uno che pretende tantissimo, l'ho già detto anche comunque lunedì in trasmissione, e partire sempre 1-0 o andare sotto diventa difficoltoso per tutti, anche per noi. E per quanto riguarda gli obiettivi della Roche, faccio ancora fatica a inquadrare da che parte potete arrivare alla classifica? Io credo che questa sia una squadra giovane, ma può fare sicuramente, può raggiungere i risultati dell'anno scorso o se non meglio, perché comunque i giocatori ci sono, adesso non mi soffermo sugli giocatori individuali, però comunque abbiamo dei giocatori importanti e credo che l'obiettivo quantomeno sia quello di raggiungere i playoff, poi vediamo come andrà la stagione. Ti chiedo anche un commento, siccome noi siamo anche su IAM Calcio Vercelli, sull'Orizzonte United. Ma è stata una partita strana perché comunque loro hanno preso questo rosso subito dopo 20 minuti se non erro, ovviamente cambia un po' la partita, diciamo che non ci hanno mai messo in difficoltà, però ci sta, loro sono rimasti in 10 fin da subito, visti i giocatori mi aspettavo qualcosa in più perché comunque hanno una rosa anche loro non indifferente, ci aspettavamo qualcosa in più, però è una partita purtroppo dove rimane in 10 per un'ingenuità di un giocatore, perché comunque il fallo ci stava da rosso. È una partita che oggi è difficile da commentare da parte loro, perché comunque rimanere in 10 o 20 minuti non è mai facile poi giocare o impostare la partita. Guardiamo al futuro, settimana prossima secondo me una delle partite più interessanti di tutti i campionati è la vostra contro l'Accademia Borgomanero, che arriva da una sconfitta ed è a 8 punti dalla vetta adesso. È una partita, diciamo, loro sono una squadra costruita bene, forte, e in questo momento il campionato dice poco perché comunque i campionati, la verità, si vedranno fra 6 o 7 partite, anche se ci sono delle partite in meno rispetto agli anni passati. È un pronostico, sarà una partita da 1x2 perché comunque credo che entrambe le squadre possano vincere. Vediamo come andrà, io spero che questa settimana di recuperare giocatori importanti come Lazzarini, come Incontri, che oggi erano fuori, Cestagalli oggi è rientrato dopo una settimana che non si è allenato, noi speriamo di avere tutto a disposizione, poi che sia il campo a dire chi deve vincere, cioè il risultato, che sia il campo a deciderlo, diciamo. Grazie mille, buon proseguimento.